Buongiorno, oggi vi porto con me al più grande appuntamento dell'anno per noi costruttori di auto, il Salone di Ginevra. Lì ci sono francesi, giapponesi, cinesi, fanno a gara per farsi notare dalla stampa con le novità in arrivo. Beh, oggi anche noi abbiamo un po' di novità e le voglio condividere con tutti voi. Dunque, anche se non siete giornalisti, salite a bordo, c'è spazio per tutti sulla mia pandina. Dai, andiamo insieme a Ginevra. Eccoci arrivati. C'è il lago, ci sono le mucche, magari ci sarà anche la cioccolata calda. Però qui non si parla svizzero, questa è la Ginevra italiana. Non serve il passaporto, non serve interprete e soprattutto non serve fare tanti chilometri ad inquinare, perché non serve un grande salone per annunciare una grande idea. E sapete perché? Beh, perché semplicemente non ne abbiamo bisogno. Vedete, Fiat è un leader globale. 1,3 milioni di macchine vendute l'anno scorso e il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume. Leader delle city car elettriche in Europa, leader dell'intero mercato del Sud America, leader in Turchia, in Algeria e ovviamente in Italia. E tutto questo grazie ai nostri modelli. Pensate a Fiat Strada, numero uno in Brasile, Fiat Cronos, leader in Argentina, poi in Turchia c'è la Tipo, in Algeria il Doblò e ovviamente in Italia la nostra pandina. Anche la nostra 500 è stata per qualche mese numero uno in Germania. Incredibile. Allora, a livello globale, tutto bene. Ma diciamolo, tanti di questi modelli non arrivano al cliente italiano. Il motivo è semplice, sono basati su piattaforme locali che non rispondono alle norme europee di inquinamento o anche di sicurezza. Ma per noi contano solo i nostri clienti. 1.300.000 clienti, grazie a loro. Perciò, negli ultimi 3 anni, abbiamo cambiato l'approccio. Tutti i modelli, dovunque nascano, saranno producibili ovunque e di conseguenza disponibili a tutti. E per raggiungere l'obiettivo, una piattaforma comune a tutte le regioni del mondo. Ecco, posto perfetto per la nostra conferenza stampa. C'è lo schermo, c'è un bel telecomando e anche una platea molto attenta. Cappuccio? Anche il cappuccio. Allora, ecco a voi il nostro Salone di Ginevra. Innanzitutto, Fiat è uno dei marchi più antichi al mondo, 125 anni a luglio. Dunque, anche questa volta il nostro futuro sta nelle nostre radici. Ad esempio, l'iconica pista del Lingotto e la sua forma ovale la ritroverete come una firma di stile. Ok, forse il volante non sarà ovale, ma lo saranno la plancia, il display, i vari portaoggetti. E poi il Lingotto è anche sinonimo di trasparenza, di eleganza, di leggerezza. Per cui troverete plastiche trasparenti molto cool e forme sottili che massimizzano lo spazio. Poi non mancherà un'impronta ecologica, plastica riciclata, tessuti in bambù. Per noi di Fiat estetica rima con etica. Adesso scopriamo gli esterni. Dunque, le macchine che state per vedere sono tutte eredi di Panda. Hanno la stessa filosofia, amplificare la parte fun della parola funzionalità. Guardate questa prima concept car. È più grande della nostra pandina. In qualche modo è una mega panda, ma lo spirito è lo stesso. Il coltello svizzero per fare tutto ciò che ti pare. Sapete, voglio davvero eliminare tutte le barriere all'acquisto delle macchine green. Il prezzo innanzitutto, ma anche le piccole cose come il cavo che si riavvolge da solo. Lo sappiamo, per gli italiani la famiglia è tutto. Dunque, anche questa mega panda segnerà l'inizio di una nuova famiglia. Perché la nostra nuova piattaforma globale e multienergia sarà in grado di dare vita a un sacco di veicoli diversi per clienti diversi in tutto il mondo. Ad esempio in Sud America, no? Sono i nostri pick-up che la fanno da padroni. E secondo me questa tipologia di auto ha un grande futuro e non solo nel Sud America, anche in Europa. Credo possa diventare dovunque nel mondo il SUV di domani.
Ok, ora torniamo sulle sponde del Mediterraneo con la Tipo. Ed ecco come dalla nostra nuova piattaforma globale nascerà l'evoluzione della specie. Poi, laddove serve più spazio interno, ad esempio per le nostre famiglie italiane, ecco la versione familiare, una gigapanda, insomma. Tutte queste auto saranno ovviamente disponibili in versione elettrica, ibrida o combustione classica in base alle esigenze di ogni cliente. Poi, ultimo esempio di come si potrà completare la famiglia, vi ricordate la Panda de 80? Le brande per dormire in campeggio? Bene, il nostro futuro, una volta ancora, sta nelle nostre radici. Ecco, vedete, questa è la nostra sfida, sostituire una serie di modelli vincenti ma locali, sparsi nel mondo, con una famiglia globale e dal DNA inconfondibile. Stellantis ci dà accesso alle piattaforme, ma noi ci aggiungiamo la creatività italiana, il gusto del bello e delle soluzioni semplici. Allora, tutto bello, ma si farà davvero? E quando? Immagino le domande. Beh, fatemi dire solo una cosa. Vi presenterò il primo prodotto di questa famiglia a luglio, luglio 24. Per oggi voglio lasciarvi con questa semplice idea. Come per 500, 600 o Topolino, il nostro futuro riparte dal nostro DNA. Tradizione, sostenibilità, rilevanza sociale. Ecco, spero di aver soddisfatto un po' la vostra curiosità e con questo chiudo la nostra presentazione di Ginevra. Ora, come al solito, apro le vostre domande o i vostri commenti. Adesso possiamo vedere la partita? Ma certo, ora guardiamo la partita. E per chi è rimasto con noi, dico a presto e ci vediamo a luglio per la prossima puntata.